5 gol in 7 partite per lui. Parte il cross, basso, filtra il pallone, attenzione, il tiro e c'è il gol! Savevski, sinistro maligno all'angolino, e Capatene clamorosamente in vantaggio. Beh, il gol era difficilissimo, anche questa volta un pallone calciato sul primo palo, sul rimpallo. Savevski è stato bravissimo ad incrociare e a segnare un gol bello, molto bello e difficile. Savevski era stato già l'uomo decisivo nella partita, poi ecco, si rivede qui Savevski, quella è stato un pallone difficile da calciare, lo ha calciato di prima intenzione e ha trovato un angolo difficile con tutta la difesa del Milan che stava avanzando. Ecco Lentini molto largo a destra, Cassapis versione terzino come al solito, Lentini cross un po' arretrato, Donadoni, Massaro, Albertini molto elaborato questo scambio, Maldini va sul fondo, Maldini, la palla ancora buona, il colpo di testa, il gol, Panucci, incredibile gol di Panucci che scatena l'entusiasmo dei tifosi, pallone che sembrava fuori. Comunque grande merito va a Maldini che ha pintato su Kopičić e ha trovato sul secondo palo Panucci, e l'avevano detto, poteva essere pericoloso. È forte di testa, in quella fase c'era un uomo che non poteva marcarlo e ha dimostrato, ha fatto un bel gol, però grande merito di questo giocatore. Curioso di rivedere perché il pallone sembrava quasi fuori dalla parte opposta, vedete? C'è stata anche una deviazione di Kopičić, però bravo a chiudere perché c'era stata la chiusura di Admantidis sul primo palo. Qui c'è stata una deviazione di Kopičić e poi bravo Panucci a mettere tra portiere e palo. Passato per miracolo il pallone lì, rivediamo ancora, Mazzidi si era quasi attaccato al palo, vedete, Panucci trova lo spiraglio, rivediamo ancora, cross di Maldini e Panucci, proprio lui, l'uomo più atteso, altro mucchio in area, parte il cross, Panucci ancora ed è rete, rete, ancora lui, Milan in vantaggio. Beh, Panucci grandioso grandissimo questo gol di Panucci, va a abbracciare Capello, è andato più su degli altri e ha avuto anche il tempo di piazzare la palla di testa dove ha voluto, uomo partita fino adesso. Incredibile 1-2 di Cristian Panucci, rivediamo nel giro di 6 minuti, cambia tutto. Ma poi anche sbilanciato perché si è rivisto, è andato all'indietro per colpire il pallone, ha dovuto andare un attimo indietro ma ha colpito in modo magistrale a dir poco. Rivediamo ancora e qui Manolas si è un po' distratto e Panucci è riuscito a svettare cogliendo in controtempo Admazidis, molto molto bello il colpo di testa di Panucci proprio nel secondo tempo dopo l'ingresso in campo di Lentini.